Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale si è riunito in seduta straordinaria su richiesta delle opposizioni il 26 marzo per analizzare la situazione del trasporto pubblico locale. Dopo la comunicazione dell'assessore Barbara Bonino e l'ampio dibattito, è stato approvato un ordine del giorno che chiede alla Giunta di utilizzare per il trasporto pubblico locale il fondo perequativo. Davide Gariglio, Partito Democratico. Se le cose non saranno cambiate dalla Giunta regionale, da luglio a dicembre 2013 ne avremo la metà degli autobus oggi in circolazione e due terzi solo dei treni oggi in circolazione saranno ancora in servizio. Ci sono tagli pesantissimi che faranno sì che molti pendolari della nostra regione saranno costretti ad andare a piedi. Augusta Montaruli, Fratelli d'Italia. La maggioranza in regione si compatta intorno all'assessore Bonino, che è costretta ad affrontare una situazione di bilancio difficile dovuta anche ai tagli da parte del governo. Noi chiediamo una maggiore riflessione sull'utilizzo del fondo perequativo ma anche dei fondi FAS, salvaguardando opere prioritarie per Torino e per il Piemonte. Il Consiglio regionale ha poi prorogato l'esercizio provvisorio del bilancio 2013 al 30 aprile e il giorno successivo si è riunito sempre in seduta straordinaria anche per i fondi regionali a sostegno dell'assistenza per anziani e non autosufficienti. L'esame degli ordini del giorno presentati è stato rinviato in commissione. A 10 mesi dal terremoto in Emilia ha aperto un nuovo polo scolastico a Medolla nel Modenese grazie all'impegno di privati e istituzioni. Anche il Piemonte ha contribuito a realizzare il progetto con un finanziamento di 150.000 euro. Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale. Questo progetto a noi ci è piaciuto subito perché riguardava i bambini, i ragazzi. Abbiamo aperto un conto corrente, molti dipendenti del Consiglio regionale, della Regione, consigli regionali, assessori, ma tanta gente ha aderito a questa nostra raccolta fondi. La solidarietà è qualcosa che va messa in circolo, bisogna sempre farla, con generosità, con disinteresse. Consiglio regionale ed ente nazionale Sordi del Piemonte hanno rinnovato l'accordo per continuare la produzione del telegiornale CRP TG Liz, dedicato alle persone sorde o con deficit uditivo. Il documento è stato firmato a Palazzo Lascaris dai presidenti Valerio Cattaneo e Corrado Gallo. E ora gli appuntamenti. All'Archivio di Stato di Torino fino al 30 aprile la mostra Il Re e l'Architetto, viaggio in una città perduta e ritrovata. Fino al 17 aprile alla Biblioteca della Regione la mostra Il Piemonte sul mare, dal Medioevo a oggi. Fogli botanici, le famiglie della flora d'Italia nell'erbario di Alfonso e Adastella, nelle fotografie di Angelo Garoglio, alla sala espositiva Ufficio Relazioni con il Pubblico fino al 10 aprile. Al Salone dei Cavalieri di Pinerolo fino al 7 aprile, La Donna Immaginata, l'immagine della donna, mostra promossa dal Consiglio regionale e della Consulta Femminile, curata dal disegnatore Dino Aloi. È tutto dal Consiglio regionale, a risentirci tra 2 settimane. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte, alla radio.